Ieri i tifosi in lacrime hanno salutato l'ultima partita di Del Piero allo Juventus Stadium e questo è il tema del giorno di oggi. Ne parliamo con Guido Boffo, il responsabile delle pagine Buongiorno. sportive della stampa. Allora, Guido, io partirei proprio dall'ultima immagine: Del Piero allo stadio, mentre la partita è ancora in corso, i tifosi che si fermano guardano solo lui, una standing ovation. È davvero finita così l'avventura di Del Piero alla Juve? Beh, finirà domenica prossima con la finale di Coppa Italia Roma, Juve-Napoli. Certo, ieri è stata la partita d'addio, davanti al proprio pubblico nel nuovo stadio e francamente non si è mai visto una partita che passasse in secondo piano. Durante la passerella di un solo giocatore, devo dire che Del Piero ha veramente oscurato l'evento, è diventato lui l'evento. Per 15 minuti il pubblico ha distolto l'attenzione da cosa succedeva in campo e l'ha rivolta verso il giocatore simbolo degli ultimi 19 anni. Questo è stato un fatto dal punto di vista emotivo davvero forte. Sì, ieri si è giocato gli ultimi 15 minuti in un clima quasi irreale. C'è adesso chi propone, molti imploravano quasi che rimanesse un altro anno, c'è chi propone adesso addirittura una colletta fra i tifosi per farlo restare, ma è una questione solo di soldi? Non è una questione solo di soldi, la colletta è un'iniziativa meritoria, ma non credo che sortirà effetto, anche perché ce ne vorrebbero tanti di soldi per trattenere Del Piero, nonostante poi il rapporto a quanto guadagnano i suoi compagni, l'ultimo rinnovo che è stato fatto in bianco, ricordiamolo, sostanzialmente ha garantito Del Piero una cifra intorno a 1 milione di euro netti a stagione, che nel calcio di oggi non è una cifra elevata. Insomma, non è che Del Piero lascia la Juventus per una questione economica, lascia la Juventus perché la proprietà, perché la gestione, la dirigenza hanno deciso sostanzialmente che il suo ciclo alla Juve era finito. Ecco, cosa cambierà? Come cambierà la Juve adesso, soprattutto a livello di spogliatoio? Ci chiedono molti che ci hanno scritto. Ma sai, Del Piero è sempre stato un leader abbastanza silenzioso, nel senso che non è mai stato, diciamo, un capo popolo, non ha mai orientato gli umori della gente. Io credo che dentro lo spogliatoio della Juventus chiaramente arriverà a mancare una figura carismatica, un punto di riferimento, ma che Del Piero mancherà soprattutto come punto di riferimento per la sua gente, per i tifosi, più che per i compagni, che tutto sommato in una stagione in cui ha svolto un ruolo per certi versi decisivo, ricordiamo il gol alla Lazio, ma per lo più marginale perché è rimasto in panchina diverse partite, a Juventus ha dimostrato di sapersela cavare bene lo stesso, insomma, per cui non manca tanto un punto di riferimento in campo, nonostante Del Piero lo sia stato per tanti anni, lo sia stato in maniera decisiva, verrà a mancare un modello a cui si ispirava tutto il popolo juventino. C'è invece chi chiede, non crede che Conte avrà una grana in meno da gestire? Ma io credo che Conte la grande l'abbia gestita bene, nel senso che poi quando ha deciso di far stare Del Piero in panchina, Del Piero c'è stato. Non sono scoppiate polemiche, soprattutto per merito del giocatore, che sappiamo avere un profilo basso in queste situazioni, per cui io non credo che Conte avrebbe avuto difficoltà a gestire Del Piero per un altro anno ancora, tenuto conto di come l'ha gestito in questa stagione, non credo che questo sia il punto. Ecco, il grande interrogativo adesso è cosa farà Alex. Lui ha dribblato le domande, ma ha fatto capire che continuerà. Quasi tutti ci hanno chiesto quale sarà il suo futuro, dove potremo ammirarlo ancora, chiedono i tifosi. Ma allora, non lo sappiamo, francamente, forse non lo sa nemmeno lui. Sicuramente Del Piero ha ricevuto delle proposte dagli Stati Uniti e dal Canada. Ed è quella un'esperienza che potrebbe interessargli perché è un mondo anche sportivo che l'ha sempre affascinato. È chiaro che se vai a giocare oltre Atlantico un pochino ti instradi in una dimensione di prepensionamento, diciamo così. E lui invece si sente ancora un giocatore che è competitivo, un giocatore che può dire la sua in campo anche in competizioni di un certo livello. Probabilmente ha ricevuto delle offerte dall'Inghilterra, che però non sono delle offerte che lo hanno convinto. Un altro campionato in cui piacerebbe misurarsi è la Spagna. Non credo che seguirà Cannavaro in Arabia, non credo che sia quello il suo destino. In questo momento diciamo che al 65-70% sono gli Stati Uniti e al 30% una lega europea.
Tino ci chiede, si vocifera di un trasferimento di Del Piero al Milan, è fantamercato? Non è sta adesso è fantamercato, a gennaio non lo era, nel senso che il Milan pensava effettivamente di poter convincere Del Piero a chiudere la carriera del rossonero, un po' anche per ripagare con moneta simile il ratto di Pirlo da parte della Juventus, che abbiamo visto è costato al Milan tantissimo, è stato veramente un affare pessimo per il Milan ed eccellente per la Juventus. Però Del Piero è diverso da Pirlo. Del Piero è veramente una bandiera della Juventus. Si è capito subito che non avrebbe macchiato la propria storia juventina con un trasferimento di questo tipo. Ecco, su questo macchiare ci chiede un altro tifoso se vestendo un'altra maglia non rischia appunto di rovinare una carriera di 19 anni con la Juve andando in un'altra squadra. Ma io credo che più si allontanerà dall'Italia e dall'Europa, più questo rischio sarà un rischio non concreto, insomma. E credo che tutto sommato, non essendo stata una scelta di Del Piero quella di lasciare la Juventus, ma una situazione che gli è stata imposta, nessuno potrà imputargli il fatto di aver tradito la maglia. Ecco, esiste un fuoriclasse in Europa, ci chiedono adesso Gianni e altri, che è in grado di sostituirlo nel breve periodo, immediatamente. Con quelle caratteristiche credo di no. So che la Juventus ha degli obiettivi, uno è Van Persie, Cavani piace molto a Conte, si tratta di giocatori che hanno un notevole fiuto del gol, di giocatori che sanno anche lavorare per la squadra, soprattutto Cavani. È chiaro che Del Piero rappresenta non soltanto il fuoriclasse, ma rappresenta il giocatore che si era identificato in toto con la maglia e quindi da questo punto di vista sia un giocatore in questo momento insostituibile perché non si vede qualcuno che in prospettiva possa durare 19 anni e possa incidere in maniera così profonda nelle sorti positive e negative di una squadra. Ecco, hai già anticipato una domanda che molti ci fanno, Floriana, su tutti: quale sarà il colpo della Juve il prossimo anno? Quali sono i nomi più gettonati? Ma i nomi gettonati sono questi, come ti dicevo, Cavani, Van Persie, Suarez, che probabilmente lascerà il Liverpool. Si tratta di attaccanti per lo più. Tutto sommato gli schemi di Conte non prevedono un trequartista, si tratta di attaccanti di movimento, di attaccanti che hanno sicuramente confidenza col gol. In fondo la Juventus che ha disputato una stagione eccezionale, ha dimostrato però che le manca un attaccante di razza, un cosiddetto top player d'area, insomma. Che non sarà mai Ibrahimovic, ovviamente, ma che in qualche modo dovrebbe avvicinarsi come quantità di gol realizzati. Ecco, credi che basti un attaccante per poter competere anche sul fronte della Champions League l'anno prossimo? Ma come diceva Pirlo, questa è una squadra che già adesso, per come è strutturata e per la qualità del gioco che ha maturato, potrebbe fare bene in Champions League. Far bene in Champions League vuol dire arrivare ai quarti di finale, al limite in semifinale. Certamente è una squadra che in quel particolare ruolo può essere rafforzata, lo sarà di sicuro, e troverà anche, cercherà delle alternative a dei giocatori chiave come Pirlo, si parla di Verratti ad esempio, che è stato appena convocato in nazionale, un po' la sorpresa del listone di Prandelli, per garantire, diciamo, una rosa di qualità senza però intaccare più di tanto il gruppo che l'ha portato allo scudetto, perché non ce ne sarebbe ragione. Questo è un gruppo validissimo, che ha molta qualità, in cui si sono affermati giocatori come Vidal, in cui sono cresciuti giocatori come Marchisio, che già promettevano bene, che chiaramente hanno fatto un ulteriore salto di qualità, e in cui sostanzialmente hanno fatto mostra di sé giocatori come Barzagli, che erano stati accolti un po' nella diffidenza generale. Fulvio ci chiede: è verosimile pensare che la Juve ritiri la maglia numero 10 come si usa nel basket NBA, per esempio? Non credo che la Juve ritirerà la maglia numero 10 perché non abbiamo avuto avvisaglie e perché tutto sommato le modalità di separazione da Del Piero non sono tali da far presumere un gesto così eclatante. Sarà comunque un grande peso per chi la vestirà in futuro. Beh sì, come è stata la maglia di Platini quando decise di lasciare la Juventus, come
come lo sono le maglie dei grandissimi campioni quando lasciano le rispettive squadre. Forse l'errore è quello di cercare subito qualcuno che li rimpiazzi con le stesse caratteristiche, con lo stesso carisma. Forse ecco, questo errore la Juventus non credo che lo compirà. Ecco, un'ultima domanda, sempre sul futuro. Chi sarà la prossima bandiera della Juve? C'è chi dice Marchisio, la fascia passerà quasi sicuramente di capitano a Buffon. Quali sono gli scenari? Ma io credo che in prospettiva il giocatore che rappresenterà meglio la Juventus sarà Marchisio, perché è più giovane di Buffon e quindi diciamo ha più anni per poter consolidare questo attaccamento, questo farsi interprete di cos'è la juventinità. Il tempo a nostra disposizione è finito, l'appuntamento con il tema del giorno è per domani. Ringraziamo tutti i lettori e Guido Boffa. Grazie a voi.